abbiamo deciso di inoltrarci in quello che è un mondo molto particolare, nel senso che è ampissimo da discutere, tantissime sono le situazioni di cui potremmo disquisire anche per ore. Stiamo parlando del mondo del cinema, il cinema che nelle sue sfaccettature più grandi, ma anche quelle più piccole, ci offre veramente degli spunti molto molto interessanti. Oggi abbiamo deciso di andare a parlare di un argomento, diciamo così, non per tutti, ma che in realtà è un genere che è seguitissimo, quello dell'horror e del giallo, soprattutto quello all'italiana, perché stiamo parlando di un genere che negli anni regalato dei film eccezionali e che si è fatto conoscere veramente nel mondo, tant'è che grandissimi registi produttori anche di altri paesi, in particolare dell'America, hanno preso grandissimo spunto dai nostri registi e dai film italiani. Chi meglio di Andrea Cavaletto? Buonasera, ciao Ciao, Andrea. ciao. Io ti definisco, ma non sono io, il re dell'horror in canavese, perché sei canavesano, poi tu hai Mi faccio aperto, paura. no, perché sei un grandissimo esperto, sceneggiatore, hai fatto veramente di tutto di più, dai primi film addirittura a livello locale, tra virgolette, arrivare a livello internazionale. Chi mi oltre collezionista di una serie di incredibile di film, lo so perché sta per casa tua e so che hai una collezione invidiabilissima. Andrea, allora raccontiamo un po' proprio dal fatto che tu sei un Sì, esperto, il Dario Argento canavesano. il Dario Argento canavesano, perfetto. Tra l'altro, se posso già dirti, Poi dimmi. forse non è una cosa che tutti sanno, però ho avuto il piacere di collaborare per più di un anno, forse un anno e mezzo, proprio con Claudio Argento, il Ehi, fratello, fratello. produttore di alcuni dei suoi film di successo. È stata una bella esperienza. Poi purtroppo le cose che avevamo in ballo, in progetto, non si sono concretizzate, e, ahimè, sono finite nel cassetto delle mie cose che non hanno visto la luce. Adesso, per adesso, chissà. No, beh, ormai stiamo parlando veramente di... cioè, ormai sono andati in prescrizione, perché stiamo parlando proprio degli esordi, cioè proprio gli inizi. Forse avevo fatto giusto i due cortometraggi con lo Iacono, quindi stiamo parlando di quel periodo lì, per cui 15 anni fa. Tra l'altro, sì, più o meno. Tra l'altro, guarda, mi dai subito un assist, tra l'altro, chiesto dopo, possiamo partire di lì. Tu, tra l'altro, hai portato in canavese l'horror, ma nel vero senso della parola, hai girato in canavese. Quindi il legame è forte anche tra quello che è il territorio e questo genere. Raccontaci, ricordaci un po'. Fondamentalmente perché sono un Bugianen, quindi cerco sempre di portare le cose a me perché così mi evito di muovermi. No, scherzo, però in realtà scherzo, no, fino a un certo punto. Io già. Cioè, a un certo punto. E sì, i miei esordi nel difficile campo cinematografico, che io vedevo, ho sempre visto come impossibile da raggiungere. Mentre per il fumetto lo vedevo un po' più semplice, perché dicevo alla fine i fumetti so disegnare, so disegnicchiare, so scrivere, volendo me li faccio da solo, in qualche modo me li produco, che poi Certo, è è quello quello che ho che fatto, hai fatto con all'inizio, Ground certo. è nata così. Mi sembrava una cosa realizzabile, il cinema invece no, per quanto lo amassi fin da bambino tantissimo, in particolare proprio cinema horror, lo vedevo come qualcosa di... Dicevo, vabbè, io sto salassa, voglio dire. Invece. E invece i casi della vita e l'ostinazione hanno fatto sì che proprio stiamo parlando di sempre di più. Qualche metro. Adesso non ho Certo. cellulare sotto mano perché me l'avete tolto, giustamente, e non ho gli aiuti del pubblico da casa, però tu ti No, ricorderai più o meno, io direi 15 anni fa, sì, anche tra i assolutamente. 15 e i 20. Sì, facciamo una quindicina. Sì, stiamo parlando tra il 2004 e il Oh, sì, 2005. avevo Quindi, iniziato, tra l'altro assolutamente. iniziavo a muovere anche i miei primi passi nel fumetto, per Certo. cui ho avuto proprio anche abbastanza fortuna nel poter concretizzare più o meno in contemporanea due sogni, cioè lavorare per i comics e lavorare per il cinema, in piccolo, all'inizio, All'inizio. nell'underground, diciamo, nell'indie, una volta si diceva underground, adesso fa più figo Adesso dire siamo indie, indie. e...
Proprio il mio esordio è stato da storia che avevo pubblicato per Nicola Pesce Editore, con cui collaboro, sono tornato a collaborare in tempi recenti, che allora era una casa editrice appena nata, nata da poco, e per un volume curato da Massimo Peristinotto su Lucio Fulci. Quindi avevo fatto questo, era un'antologia di racconti brevi di un sacco di autori eccezionali, alcuni esordienti come me, altri già molto conosciuti, tra l'altro alcuni esordienti qui sono diventate delle bestie assolute, bestie di Satana, peggio di me, e avevo fatto questo piccolo racconto ispirato quindi a un mood, a un'atmosfera decisamente luciana ovviamente, che mi ha portato a conoscere i ragazzi che allora lavoravano per filmhorror.it, che era un sito che si occupava di horror indipendente italiano, con Francesco Cortonesi tra i direttivo, responsabili, scrittore eccezionale, un pirata della scrittura horror dura e pura, sì, perché lui è sempre stato uno di quelli, un po' come Domiziano, certo. Cioè Domiziano più sulla regia, più come regista, come autore, certo. Lui era proprio invece uno scrittore horror che non si piegava a nulla, non si è mai piegato a nulla, ancora oggi. Comunque, anche adesso. Sta sulle sue, ecco, anzi probabilmente mi schifa il momento in cui io sono passato al mainstream, non lo so, sai che ci sono quelli, no, non credo, però. E niente, tramite loro, sono entrato in contatto con loro, gli è piaciuta questa storia, mi hanno proposto di farne un cortometraggio e mi hanno messo loro in contatto con Lo Iacono, Roberto Lo Iacono, dell'FDT Studio di Torino, che faceva film e cortometraggi indie horror, ed è nato Il Proiezionista. È nato Il Proiezionista, girato a Salassa, tra Salassa e Cornier. Già, Cornier, cavolo, Cornier. Nell'ex cinema, sì, nell'ex fantastico cinema, sì. Perona. Salutiamo la Perona che ci ha lasciati da poco, sì. Ed è stata una figura, secondo me, eccezionale. Cioè, se qua in canadese dici cinema... Sì, la carità. Famiglia Perona. Adesso non voglio dire l'Ambra, no, di Valterga, certo. Non voglio creare guerre, però la signora Perona, proprio lei come figura, ci sarebbe da fare quasi un film su di lei, ecco, perché secondo me ha proprio rappresentato lo spirito del cinema nella nostra zona. Andrea, nel corso, adesso che appunto stavi parlando di questi tuoi esami, tra l'altro hai detto subito un nome, quindi mi ricollego di nuovo, facciamo una chiacchierata. Sì, sì, saltiamo proprio dal palo in frasca, dicendo... Sono le cose che preferisco. Abbiamo parlato prima di Argento come uno dei padri del giallo, ma Lucio Fulci è stato quello che probabilmente a livello di film horror, tra mille problematiche sue, tra mille... anche questioni poco fortunate, però lui ha lasciato veramente nella storia del cinema alcuni dei film imprescindibili. Chi ama questo genere non può non conoscere. Sì, secondo me era un genio, è stato un genio abbastanza incompreso, ahimè, purtroppo. Forse perché, sai cosa, è un po' come quando in letteratura ci sono le due fazioni hooligans, no? Fai horror, ah sì, ma sei più Poe o più Lovecraft? Mm-hmm. E anche lì, tutti e due miti, però se permetti, credo che il Poe sia molto più conosciuto di Lovecraft. Certo. Cioè ora, tra noi che siamo appassionati e nerd, cioè è impossibile, no? Dire un po' Lovecraft, chi è Lovecraft? Però se tu esci fuori dal tuo giardinetto lo si studia, cioè lo studi proprio a scuola. Io mi ricordo l'ho studiato a scuola, tant'è che l'ho letto al liceo, cioè me l'hanno fatto proprio leggere Il Gatto Nero, Il Pozzo e il Pendolo, sono delle letture obbligatorie, cioè a me è stato insegnato. Lovecraft no. Ecco. Fulci Dario Argento, è sono così. E secondo me il motivo è lo stesso, un po' lo stesso, perché Poe ha un orrore che è più capibile, cioè più concreto.
sono poche le storie di un po' soprannaturali, o comunque se lo sono, sono un soprannaturale, non vorrei dire blando perché è brutto, però è un soprannaturale leggero, cioè ci può essere la presenza che è il fantasma, non sai mai se c'è proprio questo fantasma o se è un fantasma della mente del personaggio protagonista. Certo. Comunque sono tutte cose che sono più vicine a noi, sono più sensazioni. Lovecraft invece ha creato proprio un pantheon di divinità aliene. Sì, difficile, cioè, è anche più difficile da sondare, esatto. No? E Fulci ha fatto la stessa cosa, tant'è che secondo me Fulci è stato forse ad oggi è ancora uno dei pochi che sono riusciti a rappresentare meglio il mood, il mondo di Lovecraft nei suoi film, pur non avendolo quasi mai citato apertamente, certo. Perché lui non ha, cioè il regista conosciuto per aver trasposto il maggior numero di opere di Lovecraft è forse Charles Band, con tutto il suo entourage, quindi Brian Usna, Stuart Gordon, tutta una serie di B-movie anni 80, esatto. 90, genere, che conoscerai sicuramente. Genere più da appassionati forse. Che assolutamente, quelli, sto dicendo dei nomi che probabilmente diciamo quasi che nessuno conosce, cioè, tra quelli che non sono esperti di horror. Non sono facilmente film di cassetta, anche lì, infatti sto per dire questa cosa che sicuramente verrò picchiato, però forse anche quella è la differenza tra Fulci e Argento. Argento ha fatto film tra virgolette di cassetta, anche è stato più facile, è entrato nelle case di tutti i film di successo, esatto. Dai primi gialli, proprio i primi, esatto. Il gatto a nove code, l'uccello dalle pipe di cristallo, Quattro mosche di velluto grigio. Profondo rosso è stato l'apice, però esatto. Arrivava dopo la trilogia, esatto. Degli animali, che già l'abbiamo fatto conoscere tantissimo. Ha reso Dario Argento quello che è. Certo. Ecco, con Profondo Rosso ha fatto, secondo me, qualcosa di più, perché mentre quelli prima erano dei gialli, i suoi gialli trattenuti, nel senso, erano i suoi gialli, però che ancora si confacevano a un certo tipo di modo di fare il giallo del periodo, quindi c'era quella violenza, ma ancora vedo non vedo, abbastanza edulcorata, con Profondo Rosso, tutto visibile. Ha creato proprio il suo stile, esatto. E che è inconfondibile. E Lucio Fulci, per contro, anche lui da subito è partito con un suo stile, certo. Se ne è probabilmente fregato del successo, sì. E ha percorso tutto un suo. Ha fatto una strada tutta sua di un modo di fare l'horror che è molto artigianale, se vogliamo. C'è addirittura chi direbbe trash. Beh. Però secondo me c'è un'eleganza invece anche nel rappresentare gli omicidi che. Cioè, ha un gusto molto più marcato e macabro, forse addirittura di Argento, certo. Quasi sadico, estremamente sadico, morboso, ecco, forse Argento è più sul sadico, lui andava sul morboso proprio, cioè questo fermarsi sulle ferite aperte. Poi io mi ricordo Lucio Fulci aveva una estetica della morte proprio, che forse d'Argento mancava, nel senso, cioè Lucio Fulci, tanti cadaveri putrefatti nei suoi film, con vermi. Tanto, volevo dirti, la cosa famosa, almeno uno dei racconti di tanti attori o comunque persone che hanno lavorato con lui, era il fatto che addirittura in certi film lui viaggiasse nelle tasche mangiate di vermi, che poi aggiungeva o toglieva a seconda di come voleva quell'immagine. Sì. Quindi effettivamente è stato definito anni fa il terrorista dei generi, sì. Perché lui era capace di passare da dei polizieschi, naturalmente molto sanguinosi, efferati. A appunto film horror molto più, diciamo così, legati a quello che poteva essere il soprannaturale, la trilogia della morte. Quindi ha effettivamente questi due personaggi, diciamo che hanno scritto delle pagine fondamentali. Però la differenza forse è quella, cioè Fulci è andato più verso l'horror vero,
Certo. Cioè, Argento di horror, horror vero, cosa ha fatto? Ha fatto Suspiria, sì. Che anche lì però è un giallo soprannaturale, certo. Quindi non è che è proprio andato... Fenomena, anche lì sì, c'è sì. Un bambino deforme sì, sì. Come mostro, tra sì, virgolette, sì. Non c'è, ci sono creature, sì. E poi è arrivato c'è stato Inferno, certo. Che forse Inferno è proprio l'horror, horror argentiano, sì. perché c'è, ci sono le streghe, cioè sì, c'erano anche in Suspiria le streghe, però il modo di, in cui è realizzato Inferno, secondo me, è proprio l'horror, cioè un film horror completo. Forse il film di Argento più vicino alla filmografia di Fulci. Però, come ho detto, più appeal con il pubblico, sì. Proprio perché si portava già dietro un successo, cioè diciamo che dopo Profondo Rosso la gente andava al cinema per leggere Argento perché si ricordava di Profondo Rosso, quindi ha avuto la strada molto più aperta. Allora ti chiedo, abbiamo parlato e poi chiuderemo con un'altra domanda più legata di nuovo al territorio, ti chiedo però, abbiamo parlato di due grandi nomi, cinema del passato, che ancora adesso è presente, nel senso che tutti amano ancora quei film, però quello era un periodo d'oro, dove effettivamente l'Italia produceva tanto, si andava tanto al cinema a vedere quei generi, e il cinema davano quel genere tra mille discussioni. Apro e chiudo la parentesi su tutte, perché non possiamo citare un genere Deodato con Cannibal Holocaust, che è stato uno dei film, o forse il film più bannato della storia del mondo, ancora adesso in più di 20 paesi non può essere trasmesso alla televisione né al cinema. Però secondo con Luca Barbareschi, con Luca addirittura Barbareschi. L'ha ripudiato. Esatto. Non vuole che si dica che lui ha fatto il film. Però c'è. Nessuno può negarlo. No. Che cosa secondo te però ha portato a questo, diciamo così, improvviso blackout che ha portato il cinema in generale a ripudiare quello che era un genere che era a un certo punto... Fermo subito. Il cinema in generale in Italia. Sì, no, in Italia. Ah, no, specifichiamo. No. Parlo in Italia, parlo in Italia. Sì. Non lo so, non ti so dire veramente, ha fatto un buon lavoro di contromarketing, cioè esatto. Sono riusciti, sai quando c'è un bel prodotto in mano che ti fa anche fare un sacco di soldi e sono tutti contenti perché vende. Certo. E poi arriva magari qualcuno, cioè metti qualcuno a gestirti quel prodotto ed è incompetente e tutte le scelte che quel qualcuno fa, invece di avvicinare il pubblico aumentare il pubblico che già c'era, lo disperdono. E poi una volta che il danno è fatto, sì, tu puoi mandare via anche quella figura che dici ho sbagliato a prenderla, però poi devi ricostruirti tutto. Certo. Ecco, immaginatelo macro. Sì, esatto. Macro. Io non so, non faccio nomi e cognomi perché non lo so neanche. Certo. Però secondo me è successo qualcosa in campo proprio di distribuzione, per cui si è sparsa la voce, in Italia l'horror non funziona. Magari ci sono stati dei passi falsi, magari c'è stato sicuramente un momento di contrazione del mercato, come succede, cioè succede, no? Prima funzionava il western e poi è sceso, poi è tornato, funzionava la commedia italiana che poi anche lì parla di trash, è considerata cosa, però quanti soldi faceva e oggi viene rivalutata però anche lì di nuovo, se tu vai in giro a parlare di commedia all'italiana, certo. Fatta in un certo modo, ti dicono no, non si fa più perché è passato il tempo. Invece secondo me bisognerebbe analizzare. Ovvio che la commedia italiana fatta in un certo modo oggi non funziona più, però certo. Dovresti capire i meccanismi, cercare di capire cosa funzionava e magari provare a riproporla modernizzata, fatta in tutto in un altro modo. Invece qua si fa più in fretta a dire, non funziona più. Certo. Fine, ciao. Tirato una riga. Tiri la riga, i distributori spariscono, i produttori, non avendo i distributori, non si fanno avanti. Certo. E quindi rimangono i veri appassionati, che però fanno le cose con quattro soldi. Facendo le cose con quattro soldi escono anche dei film obiettivamente con un valore estetico molto basso, perché devi essere veramente un genio per riuscire a tirar fuori qualcosa di buono con quattro lire.
apro parentesi, chiuso parentesi, Domiziano Cristofaro, Cristofaro, non capirò mai come devo dirlo, ma non perché collaboro, ho collaborato con lui un sacco, però per me da fan ha fatto dei gran pezzi, cioè, ha fatto dei gran pezzi, ha fatto anche delle cose non eccelse, per carità, ma io l'ho visto lavorare e l'ho visto lavorare veramente con nulla Certo. e lui è riuscito a fare con nulla delle cose. Beh, che sono comunque all'estero sono Che apprezzatissime. riesci, ma ti dico, cioè, riescono a Sì, reggere sì. con dei film che hanno un budget, ma anche nel suo genere, che è l'extreme horror, quindi già molto di nicchia, molto particolare. Cioè, ci sono dei film, ovviamente, estremi, ma fatti con più soldi. Lui ha fatto veramente, cioè, sai quando in Italia facevamo i carrellati con le scatolette del tonno, no? È lui Assolutamente. quello, è lui E quello. riesce a tirare fuori effettivamente, è vero che, Cioè, come hai detto tu, Retrocoda, il Retrocoda è un esatto. film, secondo me, esagerato, cioè, non per tutti, chiaro, sia No, chiaro, no. nessun film di Domiziano Però è è per incredibile tutti. Cioè, come con poco, con poche location, guardalo, una location, un un attore, attore. uno, Retrocoda ne ha uno, c'è cioè, l'attore che si chiude in sto appartamento e si droga con i crocodile e vedi gli effetti di disfacimento, le allucinazioni. Quello per dirne uno, Sì. però se vogliamo parlare di quelli che ha fatto con me, cioè Dol Syndrome, voglio Beh. dire, Dol Syndrome comunque è arrivato fino in America in distribuzione di DVD, ha vinto premi, È un film che ho comunque. avuto la fortuna di vedere e ammetto che effettivamente è un film veramente, veramente, veramente per Pochi, appassionati, per pochi. ma come è stato Però tu realizzato, è immaginati un film realizzato in del genere che con quello che mostra, con quello che proprio il concetto Sì, che dice, che è un fastidioso, assolutamente sì. se riesce a vincere premi ed arrivare, è perché comunque qualcosa di buono c'è. Perché se immaginatelo fatto da uno che non sa tenere in mano la telecamera, o da uno sceneggiatore che non sa dove mi prendo anche i miei meriti, voglio dire, Giusto. ci cioè abbiamo fatto qualcosa di adesso. Non voglio fare il. Allora, prima di tutto, non polemiche perché io non sono polemico assolutamente e neanche il complottista. Però, ripeto, Dol Syndrome è finito in America, è finito in un piccolo circuito distributivo. È uscito, mi sembra, addirittura in due edizioni diverse. Poi, qualche anno dopo, ti esce il Joker, bellissimo film. Però c'è una sequenza del Joker dove c'è lui allo specchio che cerca di sorridere, quasi si tortura la faccia per cercare di fare il E c'è sorriso. qualcosa. Cioè, lì, cioè, se, l'ho anche fatto, l'ho anche postato Sì. su Facebook e tutto. È quasi fotogramma per fotogramma, cioè la stessa sequenza Quasi, adesso un parola, quasi plagio. No, non è plagio, al massimo Ispirazione. è una citazione, Ispirazione. anche perché stiamo parlando di due personaggi con grossi Certo. problemi sociali, mentali, ci può stare, cioè io stesso quando ho descritto in sceneggiatura quelle scene, le ho prese da dei libri Certo. in cui si parlava di questa sindrome, di questo schizzo, tipo particolare di schizofrenia, eccetera. Quindi, banalmente possiamo aver guardato tutti, cioè tutti e due, io e lo sceneggiatore di Joker, dalla stessa base. Però la cosa che mi incuriosisce, cioè che mi stupisce di più, è che proprio ci siano quella sequenza è proprio uguale. Sarebbe piaciuto cioè un credits al fondo, sarebbe stato Non sarebbe stato favoloso, malvagio. però ovviamente non si fa, non dico niente di strano, perché lo Certo. fanno tutti. In America, quando si scrive un film, si prepara un film in America, dappertutto. Cosa ti dico? Però ti faccio l'esempio dell'America, che sono grossi. Gli sceneggiatori prendono ispirazione da film sconosciuti, piccoli, Certo. si guardano un sacco di film, che ne so, giapponesi, coreani, italiani, Certo. spagnoli. Immagazzinano tutto e poi magari c'è quella cosina che li colpisce E perché non metterla? e perché non metterla?
Poi ci sono dei casi in cui il film piace particolarmente, allora te lo comprano e ti fanno il remake, non te lo distribuiscono, ti fanno il remake, cosa che è successa tra l'altro con Eden in the Woods, in La Suera sulla Studiata di Patricio Valadare, è andata sceneggiato da Andrea, sì, sceneggiato da me, è andata esattamente così. Abbiamo fatto il giro di qualche festival, ha fatto un giro più grosso di Dol Syndrome, perché comunque per quanto estremo era leggermente, cioè era un po' meno estremo di Dol Syndrome, perché c'era quell'umorismo che se entri nell'umorismo deviato, pervertito e macabro di Eden in the Woods, te lo fa passare un po' come meno sopra, cioè, banalmente in La Sfera della Ciudad, che è il titolo originale di Danny DeVos, non ci sono organi genitali, soprattutto maschili, in vista, che qui è ancora un tabù enorme per il cinema. Quelli femminili qualcosina va bene, quelli maschili non ho capito perché, why, cioè è un problemone, indipendentemente dalla dimensione, è sempre un problemone. E in Dol Syndrome invece c'è profusione di tutto ciò, non fanno neanche una gran bella fine. diciamo che non stiamo invogliando tanto la gente a guardare. Ma io non voglio invogliare, cioè io voglio che rimanga così nel suo piccolo, perché io ho sempre paura che prima o poi ti becchi la persona sbagliata che te lo guarda e un attimo che finisce che denuncia. Quando in realtà, voglio dire, vietato ai minori di 18, non è neanche passato al cinema, te lo devi proprio comprare. È una cosa che devi sentire tu. Cioè, che ti devo ancora scrivere sopra per dirti, guarda che occhio, fa attenzione, però sai, il mondo è tanto vario. Andrea, per chiudere questa nostra chiacchierata, abbiamo parlato appunto, ripeto, è un argomento che potremmo stare delle ore, dei giorni, di abbiamo detto niente, però volevo chiederti, per quanto riguarda il presente e il futuro di questo genere, ma soprattutto anche questa zona e quindi di conseguenza quello che sono anche un po' i tuoi progetti, le tue iniziative, che cosa può fare in modo che un cinema, un genere del cinema come l'horror giallo, che appunto ha dato tanto, che l'Italia ha annoverato sicuramente tra i generi che ha fatto più cassetta, comunque ha fatto più conoscere in giro per il mondo i nostri autori, i nostri registi, i nostri attori, le nostre attrici. Ecco, secondo te che cosa bisogna cercare di fare, se hai, non dico che hai una soluzione, però qual è, da appassionato, ma comunque anche da chi conosce questo mondo, che cosa si può fare per cercare di tornare? Secondo me ci vuole qualche nome grosso che ci creda e che voglia provarci, e quindi con dei nomi grossi smuovi di più di quanto non possa fare io. Comunque un po' di movimento lo sto notando negli ultimi anni, cioè abbiamo passato un periodo, da quando io ho iniziato, in cui c'eravamo proprio, cioè eravamo veramente dei guerrieri, cioè io, lo Iacono, vero underground, dovevi andarci a cercare. Adesso qualcosina, grazie anche alle piattaforme, si sta muovendo. E perché si sta muovendo? Perché nelle piattaforme tu non vedi soltanto, cioè vedi tutto, cioè nella piattaforma ti puoi vedere le cose coreane, le cose spagnole, le cose tedesche, le cose americane, le cose... E secondo me manca. Anche i giovani vedono che c'è un genere che da noi era sparito, l'horror, e ti dirò di più, gli piace. È ovvio che sono resti sull'Italia, ma perché il problema è quello, cioè non abbiamo più le basi per fare delle cose come fanno gli altri, perché dalle altre parti l'horror non è mai stato ucciso, come invece è capitato da noi, cioè si è sempre fatto in Spagna, in America, tantissimi registi enormi sono partiti dall'horror per poi andare a fare altro. Mi permetto uno che non è americano ma australiano, che è Peter Jackson, che tutti conoscono. Peter Jackson, assolutamente. Essere il regista del Signore Splatters, di Schizza Cervelli. Il film uno di Splatter per antonomasia, esatto. Ma diciamo un altro, James Gunn, che è Guardiani della Galassia 1, 2 e 3 e Suicide Squad,
hai esordito alla Troma come sceneggiatore di Romeo e Juliet, è andato avanti anche per un bel po' a fare diciamo, film. Diciamo, per chi ci ascolta e seguirà questa intervista, segnatevi un po' di questi nomi che poi andate a cercare tra YouTube, tra Wikipedia, eccetera, e scoprirete un mondo incredibile dove dietro c'è effettivamente tantissima professionalità. C'è anche tanta artigianalità che oggi forse manca, nel senso che oggi... Comunque ti dico, ti dico due o tre nomi italiani, visto che me li hai chiesti. Sì. Strippoli, Guadagnino e De Feo, per dirne un po', certo. Qualcuno, i primi che mi vengono in mente, che secondo me stanno facendo un ottimo lavoro sul genere. Certo. Cioè Guadagnino comunque... Suspiria ha fatto... cioè è servito, perché comunque... ha fatto vedere che noi loro lo sappiamo fare. Sì. Cioè, poi chiamiamolo dramma psicologico, soprannaturale, chiamiamolo quello che vuoi. Però è Suspiria, un remake di Suspiria di Dario Argento. E anche l'ultimo che ha fatto Guadagnino, quello sui ragazzi cannibali, mi ricordo, Bone and Doll, un bel film. Cioè, un bel film, tra l'altro, bello potente. Cioè, io mi aspettavo, avevo molto paura che fosse una specie di Twilight. Invece no. Cioè, sono due ragazzini, ma lì, anche lì... di roba ne fanno, non sessuale. No, infatti. Cioè, è bello pesante. Strippoli, ho visto Piove e l'ho trovato favoloso. Strippoli è anche quello di A Classic Horror Story su Netflix, insieme a De Feo, che invece al cinema è arrivato con The Nest, un altro film che è assolutamente spettacolare. Avevo letto molte critiche... poi pigliamo molte critiche sul fatto che fossero The Next fosse un film lento, eccetera. In realtà è un film ovvio che non è XXX o certo. Fast and Furious, certo. Lì non è il film che è sbagliato, e chi è andato a vederlo, esatto. Se dice che è lento, probabilmente non è il tuo genere, esatto. E allora vai a vederti Lars von Trier e esci fuori e dici, però è lento, era sordria, cioè allora magari volevi andarti a vedere Spider-Man e hai sbagliato sala, certo. Cioè quindi sono quelle critiche che poi mi metto nel piccolo, continuo a mettermi anche sempre io, che non sono ancora a quei livelli lì, non ci sarò probabilmente mai per sfiga, però il mio lettera H con, certo. Diretto mio, vabbè, il lettera H diretto da, beh, sempre del regista, più del regista che dello sceneggiatore, un pezzo tuo, però un pezzo mio, lettera H di Dario Germani, ha vinto un fottio di, si può dire fottio? Sì, si può dire, ha vinto un fottio di premi, tra l'altro non di genere, quindi una cosa, certo. Ha vinto anche il Terre di Siena Film Festival, che è forse il primo horror che abbia vinto quel premio, e insomma un film fatto come si deve, che tra l'altro è su Prime, è ancora, esatto. Su Prime, certo. A pagamento, cioè, 2,90 euro. Beh, però li vale, cioè se siete appassionati di horror e volete vedere un horror, ma un horror vero, anche lì io li spenderei, però diamo un suggerimento, dai. È bello pesantuccio anche quello, però voglio dire, io quello faccio, non è che, ripeto, Twilight non è il mio genere, così come, però lo capisco, allo stesso tempo non dico, cioè, Twilight ha avuto il suo successo, non è il mio genere, e siamo su due mondi completamente opposti, per dire, quelli che dicono che è lento, certo. Cos'è che era lento? The Nest. Probabilmente magari ti piace di più. Andrea, guarda, grazie mille di questa chiacchierata, soprattutto sicuramente ti inviteremo di nuovo per restare sul genere, ma un altro... La prossima volta vengo vestito da zia Tibia. Perfetto. Così facciamo notte horror. Benissimo, che almeno così anche... Ne parlavo di recente proprio con un nostro collega, raccontando chi è zia Tibia. Almeno così lo scoprirà sicuramente, se verrai vestito così. Tra l'altro, notte horror esce... per il Salone del Libro di Torino, non so se arriveremo in tempo, cioè se arrivo in tempo a dirlo, però vai. Esce per il Salone del Libro di Torino in anteprima Notte Horror 80 per Acheron Books, che è un'antologia bellissima di racconti di scrittori italiani dell'horror, i massimi scrittori italiani, per cui indovina chi c'è anche, curata da Christian Sartirana, però ripeto, per Acheron Books, in cui noi, questo gruppo di scrittori, ha
scelto un film degli anni 80, ovviamente horror, e l'ha reinterpretato, ma solo nel mood. Quindi non è che abbiamo riscritto il film horror degli anni 80, però abbiamo cercato di prendere quell'atmosfera per scrivere un'altra storia. Sono tutti racconti ambientati in Italia, e ogni racconto è ovviamente ambientato negli anni 80 e ha un mood di uno di quei film lì. Io mi sono scelto La Mosca di David Cronenberg ed è il mio primo racconto ambientato a Sarassa. Benissimo. Per cui ho messo finalmente Sarassa in un racconto nazionale, perché esci in tutte le librerie. Poi un po' di pubblicità anche al canale. Ma sì, non l'avevo mai fatto, e ho detto, ma perché devo sempre ambientare? E poi mi avevano chiesto proprio esplicitamente in Italia, ne avevo già fatto uno in Italia che era Sangue, per Black House Edizioni, che però era ambientato a Lampedusa, ma mi serviva Lampedusa perché racconta una storia horror sociale sugli sbarchi, eccetera. Qui invece ero libero, potevo ambientarlo dove, ho detto, ma perché? E sai che mi sono veramente divertito, cioè a mettere tutti i posti che conosco, cioè la Torre del Ricetto, i campi, i piantà dietro casa, e le vie del paese. Guarda, ti invitiamo la prossima volta, ce ne racconti ancora di più di questa cosa, anche perché con te potremmo parlare anche naturalmente di fumetti, di libri, di tutto il resto. Faremo una serie. Vai. Allora, per il momento grazie, alla prossima, grazie, in bocca al lupo per tutto, e sicuramente andiamo avanti con questo viva cinema. Lupo. E viva il lupo mannaro, soprattutto. Viva il lupo mannaro, che quello, guarda, non, alla fine... Andiamo avanti, non si molla. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao, grazie.